One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 4 ottobre, è l'anniversario della morte di un'icona della controcultura, Janis Joplin. Al secolo, Janis Lynn Joplin nasce a Port Arthur il 19 gennaio 1943 da Dorothy, insegnante e soprano, e Seth, operaio di raffineria. Alle superiori i compagni la deridono per il suo corpo senza forme e per il suo aspetto trasandato. Il seme della sofferenza inizia a germogliare inesorabilmente. Ma è proprio il suo gruppo di amici emarginati ad iniziarla alla magia del blues. Billie Holiday e Aretha Franklin, dice, con due note ti raccontano tutto l'universo. A 17 anni lascia il Texas alla volta di San Francisco, dove viene investita dall'ondata del movimento beat, con il suo carico di creatività e ideali, sì, ma anche di alcol e droghe. In un primo disperato tentativo di uscirne, Janis rientra in Texas, ma quando il blues torna a bussare, lei non può far altro che rispondere. A San Francisco suona nei locali in cui porta le sue versioni di standard blues, ma è come vocalist dei Big Brother and the Holding Company, che nel 1968 registra Cheap Thrills, uno dei pilastri del suono psichedelico. Al suo interno, Piece of My Heart, cover 100 volte più potente dell'originale. Nel 1969 cresce la parabola del suo successo e con lei l'abuso di eroina. Janis ora è un'affermata solista, ma è soprattutto sola. Canta di ribellione all'American Way of Life, ma è alla costante ricerca dell'amore romantico. Va in tour in Europa e in Nord America, giusto in tempo per calcare il palco di Woodstock. Il 4 ottobre 1970, all'età di 27 anni, Janis Joplin muore a causa di un'overdose. Nell'album postumo, Pearl, 3 hit, Me and Bobby McGee, Mercedes-Benz e Cry Baby. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Irene Noli.